Dopo l'incontro della scorsa settimana a Campobasso, dove sono state focalizzate le opportunità di impresa legate al PNRR, Confcommercio ha proseguito l'impegno nell'attività di supporto ai propri associati. All'Idola Lampara a Termoli si sono incontrati una decina di imprenditori per un seminario formativo dal titolo Luoghi di lavoro ed emozioni, durante il quale sono stati analizzati i cambiamenti in atto. Nelle regole della pandemia cerchiamo di tornare e riavvicinare le imprese. La tecnologia è stata fondamentale in questi ultimi 2 anni, ma non possiamo trascurare l'importanza delle relazioni umane, ha detto Irene Tartaglia, direttrice di Confcommercio Molise. Dobbiamo essere vicini alle imprese, ha continuato la Tartaglia, in un momento così delicato come questo e per l'avvio del PNRR, e non trascurare temi importanti come quelli della legalità. Abbiamo voluto fortemente tornare ad incontrare le imprese sul territorio e in questo pomeriggio siamo nel nostro territorio che riguarda la costa e quindi rappresenta un settore sicuramente importante che è quello del turismo per la nostra regione. Ha partecipato all'incontro il mental coach, docente e psicologo Alberto Silvestri, che ha fatto un'analisi di come siano cambiate le esperienze e le condizioni nel mondo del lavoro in periodi pre e post-Covid, poiché la pandemia ha impattato pesantemente non solo sul volume d'affari degli associati e dei titolari di aziende, ma ha cambiato proprio l'approccio organizzativo nelle imprese. Questo cambiamento non è solo economico, ma è anche organizzativo, quindi anche relazionale. Le organizzazioni sono formate da persone, le persone sono gestite in qualche modo dalle emozioni. E dato che le persone devono gestire altre persone, è necessario che loro conoscano come funziona la mente umana e come si può migliorare la gestione delle persone in un'organizzazione. Quindi questo è un incontro che vuole gettare un po' di informazioni, dare informazioni agli imprenditori per capire qual è il modo migliore per gestire in questo momento le persone e soprattutto le loro emozioni a seguito di una pandemia che ha inevitabilmente cambiato l'essere umano. Da non trascurare la correlazione tra emozioni e sicurezza sui luoghi di lavoro. Chi è in grado di gestire le proprie emozioni, ha detto Silvestri, è anche una persona più attenta a livello cognitivo e mentale.